detto, è mattina, sono mezzo rincoglionito, Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di metterci la mia brutta faccia e di farvi vedere come passo i miei sabati mattina solitamente, facendo il mio solito giro con la mia mountain bike. Vi farò vedere un po' di paesaggi qui della zona dove abito, però prima colazione, poi mi cambio e poi si parte insieme per questo nuovo viaggio. Ciao! Sono appena partito e da circa un paio di chilometri, è dura scaldarsi oggi, faccio la forchiata adventure, quella che così ho definito anch'io, una strada vicino a casa mia che poi ricollega verso una forestale di montagna che è molto molto bella. Adesso vi faccio vedere la mia e-bike. Questa è la mia mitica Lombardo Sempione Race, col motore Bosch, data circa di acquisto del 2020, che l'anno scorso, da Cicli Marino Rossi Udine, mio carissimo amico. Proseguiremo per questa forestale come primo step, poi andremo su sulla Mont d'Anduins alla chiesetta della Madonna della Neve e riscenderemo per la vecchia mulattiera che ci riporterà di nuovo dietro la chiesa di Anduins. Faremo un po' di asfalto, pochissimo in realtà, la maggior parte saranno tutte strade forestali e sterrato. Proseguiamo per il viaggio. Viaggio, per modo di dire, allenamento del sabato mattina più che altro. Ogni tanto certi pezzi sono veramente tosti. Porca troia. Bello bello. Questo posto è bellissimo, mi piace sempre farlo sto passaggio che da lassù scende giù. Arrivo qua sotto, poi qua c'è un bellissimo ambiente con un ruscello, poi si prosegue sul ponte. Thank you.
in salita verso la chiesetta della Madonna della Neve, che forse riuscite a vedere, che è proprio quel puntino lì. Siamo al monumento degli Alpini a Vitto d'Asio. Come potete vedere, lì c'è l'inconfondibile aquila degli Alpini col tricolore. Qua la vista è un po' frenata dagli alberi, però le montagne dietro di me parlano da sé. Adesso noi proseguiremo, come vedete è venuta la neve. Adesso andremo verso la chiesetta, che sta esattamente dalla parte opposta alla neve. Sono totalmente fuori allenamento, non ci siamo proprio, ragazzi, non ci siamo. Fatica per fare 15 km e 700 metri di dislivello. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Per fortuna oggi è una bella giornata, anche se si sta nuvolando. Però comunque un giro, sono riuscito a farlo, almeno il mio solito giro. Porca di quella trota, dura oggi, mi fa anche malissimo il culo, porca miseria. Abbiamo trovato la neve. Ah, abbiamo trovato la neve, è bassa, siamo a 771 metri sul livello del mare e c'è la neve. Eccomi, alla fine sono arrivato a destinazione. Questo credo sia uno degli spettacoli più belli da vedere della natura, quando mi prendo i miei sabati, i miei momenti di libertà e vengo qui in mezzo al nulla. Come potete vedere, la neve è anche abbastanza bassa. Qua siamo dove batte il sole, quindi neve non ce n'è. Questa è la chiesetta della Madonna della Neve. C'è una cosa che adoro più di tutte, è quella di venire quassù, stare in tranquillità, non passa una macchina, non passa un cane. Sto tranquillo, mi piace. Per un attimo sembra che il mondo si fermi e tutto il caos che gira attorno a te per tutta la settimana, boom, non esista più. Bello, perché arrivi in questo punto in cui vedi tutta la vallata sotto, come vi ho fatto vedere prima. Non lo so, io mi sento come se mi ricaricassi le pile in qualche maniera. Mi prendo un sacco di energia per riaffrontare la settimana successiva che avverrà, tra mille problemi che possono esserci, tra mille difficoltà. Non mi dispiacerebbe fare una settimana di ferie qua su in montagna, se devo essere sincero, però no, non da solo, in compagnia magari.
L'idea adesso era quello di coinvolgere anche i miei soliti amici del gruppo Polenta Luganega per quest'estate, di fare una sorta di viaggetto, tipo una 3 giorni con un paio di tappe dove fermarsi a dormire, non è neanche di difficile realizzazione, anzi. Poi la compagnia è anche bella, so già che mi divertirei un casino nel farla. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. O forse sì. No. Quindi, in conclusione, cosa vi dico? Iscrivetevi al canale, seguitemi per vedere i nuovi viaggi che andrò a fare, sperando che tutti quanti torneremo in zona gialla al più presto. Io intanto vi faccio un grosso saluto dalla chiesetta della Madonna della Neve di Anduins, dove il panorama è bellissimo, e niente, adesso mi godo un po' il discesone per il rientro. Buon weekend a tutti, ciao.